Chiara Giovannone e Silvia Brini, e sono appunto due medici veterinari. Benvenute ai nostri microfoni. Grazie, buonasera. Buonasera. Allora, buonasera a voi ragazze. Ragazze, lo sottolineo. Grazie. Allora, siete medici veterinari, partiamo da un punto importante, visto che magari chi decide di avere un cane o un gatto a volte ha poco tempo da dedicargli, magari dedica il tempo giusto, però poi non fa abbastanza attenzione a quella che è la prevenzione, no? La prima domanda che vorrei farvi è quella di quanto è importante rivolgersi a un veterinario, o comunque sia averne uno di fiducia? È molto importante anche quello che stavi dicendo tu. Noi viviamo in una città frenetica, i nostri ritmi qui a Roma sono pazzeschi, e quindi noi abbiamo pensato di venire incontro ai proprietari dei nostri pazienti andando noi da loro. Già noi con il contatto telefonico riusciamo a capire se è un problema che possiamo gestire direttamente a casa, oppure siamo, diciamo, costrette, tra virgolette, o comunque consigliamo caldamente la visita in una struttura H24 come può essere un pronto soccorso, ce ne sono tante a Roma, e altrimenti se è un qualcosa che possiamo gestire anche in ambulatorio possiamo direttamente dirgli di venire da noi, o comunque andare noi da loro. Consigliamo di fare la visita almeno una volta l'anno per poter capire anche lo stato, oltre lo stato di salute dell'animale, anche applicare quelle che sono un pochino le linee guida della medicina preventiva, per cui le vaccinazioni, gli antiparassitari, o comunque anche dare consigli sull'alimentazione, sulla gestione del proprio animale a casa. Per esempio nei gatti molto spesso sono un po' obesi perché fanno poco movimento. Diciamo che ho visto dei gatti veramente esageratamente obesi. Sì. Quelli che metti sul divano o sul letto là rimangono. Poi purtroppo è un cane che si mozzica la coda alla fine, perché loro mangiano, poi fanno poche attività, poi continuano a mangiare, più mangiano meno attività fanno, per cui alla fine è difficile uscire da questo loop. Già, tu prima hai nominato però le vaccinazioni. In questo campo quanto è utile vaccinare un cane o un gatto? È utilissimo. La vaccinazione, sia in medicina veterinaria che in medicina umana, è stato uno dei passi più importanti per debellare malattie letali. Per cui è importante vaccinare, ma è anche importante vaccinare con la giusta frequenza, quindi noi vacciniamo ma non super vacciniamo. In ambulatorio ci occupiamo di tutta la medicina di base, quindi anche la medicina interna, e offriamo servizi anche per quanto riguarda la diagnostica, per cui le ecografie, le radiografie, il radiologico, analisi del sangue, quindi analisi di laboratorio, e anche gli interventi, oltre i soliti interventi di routine come può essere la sterilizzazione e altri tipi di interventi, facciamo anche ortopedie chiamando appunto i nostri colleghi specialisti, e oltre ovviamente alle visite a domicilio, come già detto Chiara. Un contatto da lasciare. Noi siamo alla Orla Arentina, via Elio Lampridio Cerva numero 143, e il nostro contatto Facebook è Veterinaria Vigna Murata. E la nostra mail è info@veterinariavignamurata.it. Benissimo, care Chiara Giovannone e Silvia Brini, vi ringrazio per essere state qui con noi. Grazie a te, buonanotte.